Il borgo di Castel del Giudice esiste? La domanda non ha nulla di metafisico, tutt'altro, attiene alla perimetrazione di quel centro storico. Se sarà appurato trattarsi di area effettivamente autonoma e chiaramente identificabile all'interno del paese, il comune potrà ambire ai 20 milioni di euro del PNRR previsti dal bando borghi. In caso contrario, beh, addio alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del summenzionato territorio, prevista peraltro dal piano nazionale. Dunque, dopo la guerra a colpi di carte bollate con Pietro Abbondante, vincitore della selezione in prima battuta, il comune guidato dal sindaco Lino Gentile ha questa nuova grande opportunità. Decisivo a tal fine l'accoglimento del ricorso curato dall'avvocato Giuliano Di Pardo in sede di Consiglio di Stato. È storia recente la richiesta di Castel del Giudice inoltrata alla Regione, riguarda l'avvio del procedimento di riesame del suo progetto e la riconvocazione della Commissione. Dal Comune la disponibilità a fornire ulteriori elementi per gli accertamenti del caso. Ed in effetti la Commissione del Bando Borghi è stata ricostituita. A breve, neanche a dirlo, si attendono decisive novità.